Vittoria Puccini, che voglio salutare perché domani andrà in onda su Rai 1 la terza e ultima serata di questa sera. No, non è l'ultima. Ah, no? No, non è l'ultima. Scusa, sono sei serate, sono andate in onda le prime due, domani la terza. Basta, basta. Martedì la quarta. La terza e non l'ultima, come ho avuto in mente di dirlo? Della serie siamo a metà, esatto. romanzo familiare di Francesca Alchibugi, di cui sei protagonista insieme a Guido Caprino, Anna Galiena, Giancarlo Giannini eccetera e tanti altri. E tra l'altro ho letto che tu, quando devi presentare qualcosa in TV, sei agitata per i tre giorni precedenti, quindi voglio sapere se... Sì, sono migliorata, adesso sono diventati due, quindi sino a venerdì sei stata bene. E domani cosa succede? Un sacco di cose, perché diciamo che adesso in questo momento bisogna capire di chi è la paternità di mia figlia, che è incerta. Eh sì, perché lì spieghiamo un po' cosa succede. Sono successe tante cose. Gli interpreti sono Emma, che il mio sei personaggio, tu, che ha una figlia di 16 anni, Nicole. Che ho avuto quando avevo 16 anni. Chi? Io? Quando avevo 16 anni. No, Emma. Ah, Emma ha avuto una figlia. Sì, sì, no, Emma, il personaggio. Esatto. Ha avuto, capito Fabio, che ti vedo in cerca. Emma, 16 anni. Esatto. No, no, Emma ha avuto quando aveva 16 anni. Emma ha 33 anni, ha avuto una figlia quando ne aveva 16. Che si chiama? Non lo so. L'ho detto, l'ho appena detto. No, no, ma come deve? Ma Nicole. Si chiama Nicole. Nicole, a sua volta... A 16 anni rimane incinta. È un classico. È un classico. Rimane incinta. È lo stesso padre. Ma come è lo stesso padre? No, no. Che sarebbe il nonno? Ma mica è beautiful sono questo. Ma no, esatto, non siamo. Non è quella cosa. Perché è un pedofilo. Ma no. Potrebbe. No, rimane. No. È romanzo familiare. È romanzo familiare, esattamente. Perciò l'ho detto. Però del suo insegnante di clarinetto Federico esatto. Insegnante clarinetto, ed è tutto un ragazzo giovane di cui lei è innamorata, però lui non lo sa in realtà, perché lei non ha il coraggio di dirle che rimane incinta di lui. Esattamente. Peraltro era successo a lei quello che è successo a te quando ti eri con Agostino, che è il papà di Nicole, che oggi è mio marito. Però in realtà quando sono rimasta incinta a 16 anni sono scappata da Livorno, dalla mia città, per sfuggire in realtà a mio padre, il grande Giancarlo Giannini. Devo dire, è stato un onore interpretare la figlia di Giancarlo Giannini. Assolutamente. Insomma, è una storia di giovani madri, di figli. È un romanzo, un grande foglietto, un grande romanzo, un grande familiare romanzo, dove si raccontano le dinamiche di tutti i componenti di questa grande famiglia, la famiglia Liegi, e quindi il rapporto madre-figlia, figlia-padre, e poi anche una storia di tradimenti, di passione, di amore, di ricongiungimenti, molto, molto forte, molto umanamente carica. Ed è una storia che sta avendo grande successo, di cui vorrei mostrare queste immagini per anticipare quello che succede. Ecco, come si chiama la figlia? Nicole, con la M. Brava. Nicole, come si continui. Bravo, esatto, perfetto, tutto a posto, andiamo. È una bambina. Oddio, oh mio Dio, che figata. No! Non me la sentivo di avere a che fare con un pisellone. Un momento! Un momento! Mamma! E guarda! Ce lo dicevamo, non lo speravamo. E oggi? Pensavo fossi tornato a casa. Io ti credevo in accademia. Aiuto, non ne posso più. Basta! Comunque è femmina, fortunatamente. Io credo che lei lo dovrebbe fare, questo test di paternità. Sarebbe responsabile. Potremmo escludere delle malattie genetiche, evitare di fare altre analisi. Di cosa ha paura? Di non essere padre biologico? Ma Nicole non cambierebbe nulla, vero? Vede, hai il dito medio un po' storto. Anche io, stessa cosa. Papà, siamo costretti a mandarci a quel paese per tutta la vita. A lei questo sospetto la sta esacerbando. Lei è il padre, punto. Ha molte probabilità di essere il padre anche biologico. Faccia il test. Wow! Se Nicole è figlia appunto di mio marito, o in realtà di un fidanzatino che io avevo a 15 anni prima di conoscere mio marito. In realtà Emma è convinta che Agostino è il padre di Nicole, però c'è questa incertezza e Agostino per primo ne dubita, e quindi dobbiamo ricorrere al test. Ecco, questo è il punto a cui siamo arrivati. Domani sera. Domani.